Immagini che abbiamo visto oggi anche le informazioni che mi hanno restituito le forze dell'ordine in questa mattinata, mi fanno ritornare alla fase del primo lockdown, dove, come lei stessa ricordava, i cittadini napoletani hanno assolutamente rispettato nella gran parte le regole che sono state poste, dal governo. C'è un piano che è stato adottato per pianificare i controlli. Devo dire, già da ieri questo piano era operativo in alcune specifiche zone della città. Naturalmente è vero, abbiamo visto dalle immagini che qualcuno si è fatto prendere un po' dalla sindrome dell'ultimo giorno di scuola. Tuttavia, chiaramente Napoli è una città molto grande, come si è verificato in altre aree metropolitane molto grandi, ovviamente non ci può essere un controllo assoluto. Il lungomare è stato molto controllato ieri, ma si tenga conto che il lungomare di Napoli è lungo 4 chilometri e quindi diciamo, siamo riusciti a contenere episodi che invece erano verificati nei fine settimana precedente. Siamo quindi fiduciosi adesso che le regole che sono state adottate potranno essere rispettate dai cittadini napoletani con senso di responsabilità e collaborazione, così come è stato nei mesi di marzo e aprile.